Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di 12 al litro, il venerdì sera di RT dedicato all'agroalimentare di qualità. Soprattutto a quello calabrese. Questa eh, settimana vogliamo parlarvi di matrimonio, un matrimonio eh, sensoriale. Eh, è l'argomento che abbiamo voluto, eh, con cui abbiamo voluto titolare questa puntata. In mia compagnia in studio, un ospite si tratta di Aldo eh, De Angelis della sala ricevimenti Parco De Angelis di Montalto Fugo, in provincia eh, di Cosenza. Buonasera Aldo. Buonasera Tommaso, grazie. Grazie essere intervenuto ma prima ancora di parlare eh, della tua struttura siamo a circa sette giorni dall'inizio della più importante fiera internazionale eh, del vino e dei distillati Vinitaly dal 6 al 9 di aprile eh, vogliamo darvi qualche dato perché quest'anno noi saremo eh, speriamo di essere a Verona in questa manifestazione che eh, ovviamente Accoglie anche un reparto dedicato all'agroalimentare in generale, all'olio extravergine di oliva, si tratta di Sol agri AgriFood, un intero padiglione, appunto, che vedrà l'olio e le varie produzioni tipiche eh, nazionali e eh, estere eh, protagoniste, proprio per l'appunto ne vogliamo parlare eh, con un ospite telefonico, si tratta di Paolo eh, Massobrio, immancabile eh, conoscitore della produzione tipica agroalimentare italiana. Buonasera Paolo, lo abbiamo al telefono. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie al dottor Massobrio di essere qui eh, su 12 al litro. Dicevamo Sol e Agrifood un palcoscenico importante anche quest'anno per quanto riguarda la valorizzazione eh, dei prodotti italiani e esteri. Eh, Paolo qual è la bilancia che hai potuto misurare già dall'anno scorso di come sta andando l'agroalimentare e soprattutto i prodotti che hai recensito eh, all'interno dei, dei tuoi iscritti? Eh, L'agroalimentare eh, va bene, crea molto interesse. Eh, queste manifestazioni, eh, se esistono eh, come Golosaria, come AgriFood, eh, al, al cui interno c'è il primo Golosario, è perché c'è un continuo interesse, non solo da parte dei consumatori italiani o degli operatori italiani, ma molto interesse da parte eh, di buyer eh, che arrivano dagli altri paesi. Io, per esempio,. Visto un interesse dai paesi asiatici notevole rispetto ai nostri prodotti alimentari. Ecco, Paolo, noi in questa nostra rubrica, questa settimana stiamo parlando di matrimoni sensoriali, ovvero appunto questo mix del benessere con. Eh, anche la, la tavola, eh, eh, molto spesso ecco, ormai il turista e il consumatore è portato anche a vivere una vera e propria experience sensoriale sì. eh, quando visita dei territori e assaggia eh, sì. dei prodotti. A tale proposito cosa puoi dirci? Eh, eh, voglio dire che questo è, è, è esattamente quello che dobbiamo giocare per l'Expo 2015. L'esperienza dell'Expo non si esaurisce in un sito espositivo a Milano, ma si incrementa visitando, facendo esperienza della dieta mediterranea, della bellezza dell'Italia, del mito dell'Italia. Questa esperienza non si fa in un sito espositivo soltanto, ma si fa girando i nostri territori, i nostri paesi e assaggiando i nostri prodotti. Ecco, La conoscenza del Made in Italy eh, ovviamente è la migliore arma che noi abbiamo proprio per evitare le, le contraffazioni. Di questo ecco, è un argomento caldo eh, che se ne parlerà sicuramente anche al prossimo evento Vinitali Sol e AgriFood. Sì. Beh, certo, eh, la cosa migliore eh, anche di queste manifestazioni è eh, guardare in faccia i produttori. Questa è un'occasione non solo per guardare in faccia i produttori, ma per assaggiare i loro prodotti e costruirsi un parametro di valutazione qualitativo che, eh, che altrimenti non sarebbe possibile fare. Questo è il vero antidoto alle contraffazioni. Ecco, il tuo premio che anche quest'anno destinerai alle uh, eccellenze in mostra, quindi premio Golosario all'interno proprio del salone, visiterai insieme al collega Marco Gatti eh, gli stand, e poi eh, assegnerai appunto assegnerete eh, questo premio. L'anno scorso è stata premiata anche, se non sbaglio, un'azienda della Calabria. Sì, certo, ma eh, questo è impropriamente un premio, in realtà è un riconoscimento. Noi... Eh, in questo modo, con dieci nostri ispettori che girano per tutti i giorni, eh, alla fine degustiamo i, non, so, non i migliori prodotti di AgriFood food Golosario, perché ormai siamo alla quarta edizione, ma soprattutto le novità, le eccellenze, come se volessimo far vedere che è, è, è un pozzo senza fondo la qualità italiana, e quindi metteremo in risalto i migliori prodotti e scelti tra le novità che esporranno ad AgriFood quest'anno e che poi entreranno anche nel mio libro Il Golosario. Ecco, uno che ti è rimasto impresso l'anno scorso, che ti ricordi? Eh, no, 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 non posso sbilanciarmi. <ride> certo, certo, ti Preparito capiamo benissimo. Non posso sbilanciarmi perché o dico un produttore calabrese se no non ha, non ha senso, quindi... Non mi svida. Va bene, va bene. Grazie comunque, grazie di essere intervenuto nel nostro spazio televisivo. Grazie a Paolo Massobrio. Ci vedremo sicuramente a Verona. Buonasera, grazie, grazie a te, ciao bene. Dunque, eh, Massobrio eh, è il patron del Club apion Molti di voi lo conoscono in questa veste, ma anche un ottimo critico no gastronomico, giornalista. Fa anche il suo. Eh, la sua guida, il golosario di cui ha accennato. Bene, Aldo, eh, ricordo, sono in compagnia di Aldo De Angelis. La struttura della sala di ricevimenti De Angelis il eh, parco De Angelis a Montalto Beh, sicuramente ecco anche nel mondo del matrimonio inteso come eh, momento più importante della vita di coppia eh, si vanno a cercare delle esperienze non solo diciamo, quella della tavola ma eh, un'esperienza che vi, gli sposi vivono proprio all'interno anche eh, della struttura eh, che avete sì, certamente... La nostra struttura è una struttura che nel corso degli anni è andata specializzandosi nel settore appunto del ricevimento. Eh, soprattutto nel corso degli anni è aumentata eh, la richiesta, ecco, l'esigenza da parte eh, del cliente di eh, creare sempre, sempre un matrimonio più personalizzato. Eh, proprio in relazione a questi elementi in relazione anche a ciò che sta accadendo anche in TV, vediamo quotidianamente programmi che vanno a, naturalmente a focalizzarsi chi sull'abito da sposa, chi sulla torta, chi sul ultimamente vedevamo anche un programma sulle strutture proprio da ricevimento e questo è proprio ecco, l'elemento che dimostra come il settore del ricevimento in generale sia in forte crescita. È normale che il cliente vuole sempre qualcosa di nuovo, sempre dove ci sia naturalmente un'esigenza di ricerca dei particolari. Esatto. Noi proprio per questo andiamo naturalmente a spulciare, ecco, a studiare una serie di, di servizi. Ecco. Eh, che proponiamo appunto al cliente, nel senso che oltre alla personalizzazione del, del menu, quindi alla possibilità di ehm, creare un vero e proprio menu personalizzato, tant'è apro parentesi che eh, diamo la possibilità ai nostri, ai nostri mh, futuri sposi di poter essere ospiti e quindi di ehm, vedere in prima persona come si svolge un matrimonio. Certo. Eh, anche eventualmente anche dei menu alternativi, intolleranze, purtroppo eh, oggi come oggi e questa beh. è una cosa abbastanza presente. Cercare di dare delle indicazioni anche più, più, più variegate. Ecco, non andiamo nello specifico, Aldo perché fra poco vedremo anche le immagini della tua struttura a montalto fugo ricordo Parco eh, De Angelis, ma volevo eh, andare per gradi ecco, vedere anche quello che ci hanno detto. Eh, coloro i quali insomma, si occupano di benessere. Perché insomma ecco, la vita eh, matrimoniale, proprio del matrimonio, comincia probabilmente anche dal benessere della persona. Eh, eh, ecco, eh, allo Uh, In Italy abbiamo uh, proprio uh, conosciuto una spa, una sala addirittura una, uh, appunto, una struttura benessere, si chiamava Benessere uh, Divino. Ad ecco uh, Non vi voglio uh, svelare tanto di più perché vedrete le immagini e vedete di cosa si tratta. Benessere di vino, il, la prima spa dedicata interamente al mondo del vino. Esatto, questa è un'anteprima nazionale, stiamo presentando la prima spa totalmente dedicata al vino, dove il vino è eh, esplicato in tutte le sue, sue particolarità, quindi dai prodotti al vino, dai profumi al vino, dalle vasche di idromassaggio con vino bianco, con vino rosso e con lo spumante, fino ai parquet fatti con come questo con le barrique recuperate. Parche, arredi, tutto. Eh, è la prima volta che lo state proponendo? Avete già delle commesse? Assolutamente, noi, questa è la, la prima volta che proponiamo questo progetto perché fino ad oggi c'era un problema tecnico nelle filtrazioni, noi l'abbiamo risolto e credo che in questo giorno e mezzo ci siano stati almeno 50 clienti che sono interessati a fare lo spalvino. Eh, si potrà anche degustare del vino nelle spalle? Assolutamente, assolutamente, questo è il plus in più perché le cantine potranno fare tutto questo con i propri vini, potranno fare le creme con i propri vini, i profumi, potranno fare il parquet e le saune con, i propri, con le proprie barrique. Mi viene in mente un po' anche la cosmesi dedicata all'olio extravergine. Esatto, ma questa infatti è una caratteristica particolare, questo è uno sbocco commerciale importante per le cantine, perché dopo le spa al sale e all'olio, questa era l'unica spa che ancora mancava. Ecco, una soluzione abbiamo visto appunto legata al mondo del vino e dell'agroalimentare, all'olio, quindi la cosmesi derivante appunto da questi prodotti eh, che vogliamo proporre a, a coloro i quali si vogliono avvicinare anche a programmare il proprio eh, matrimonio. Ma abbiamo sentito anche di recente un esperto eh, locale, si tratta di Francesco Orrico, eh, il suo è Orrico Style, un'accademia appunto per quanto concerne il trucco e parrucco. E, altro vediamo quello che ci ha detto proprio in merito al concetto di matrimonio di sposo beh noi nel nostro istituto curiamo il total look quindi oltre al, ai capelli ci occupiamo anche del, del trucco eh, e niente, noi abbiamo sempre eh, portato avanti un, un concetto di sposa che è, oltre ad essere un servizio eh, fatto solo in quel giorno, ma è un percorso che si fa con la sposa. Quindi, c'è prima bisogno di una conoscenza tra i professionisti e la protagonista del matrimonio, per poi mh, imparare a conoscersi e soprattutto a portare un'immagine al matrimonio che sia personalizzata ma soprattutto autentica, che rispecchi in pieno quello che è il carattere della sposa e quello che sicuramente è l'unione eh, degli sposi, quindi eh, la, eh, come dire, la, la trasparenza in assoluto, quindi la sposa si presenta all'altare con un, eh, se stessa. Solo ed esclusivamente questo. Insomma, prima di arrivare al risultato, che è quello che si palesa agli occhi degli altri, quello esteriore, c'è un passaggio di tipo psicologico in qualche modo. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché noi del settore benessere, oltre a prenderci cura, eh, che siano capelli, che sia pelle, eh, guardiamo anche al benessere eh, psichico di, di una persona. Eh, sembrerà grande come cosa, ma in realtà noi giornalmente, quotidianamente ci troviamo di fronte a persone che hanno bisogno di sentirsi eh, belle, di rinascere, di rinascere, di tirare fuori la propria personalità, la propria carica che a volte eh, purtroppo eh, viene a mancare eh, tra, tante, tra tante stress, tra tante cose che ci capitano eh, normalmente. Insomma. Quindi, insomma il trucco e parrucco rispecchia anche quelli che sono i tratti caratteriali di chi si rivolge all'istituto. Assolutamente sì, è sbagliatissimo eh, badare solo a quello che è l'aspetto prettamente tecnico o creativo. Bisogna prima guardare che persona abbiamo di fronte e tirar fuori il meglio di sé. Quanta importanza danno gli sposi a questo passaggio che riguarda il loro aspetto per quel giorno? Guarda, tantissima. C'è da dire una cosa: eh, alcuni eh, vanno in giro anche a fare il classico preventivo. Io do un consiglio molto spassionato, proprio spassionato, ma legato alla passione che ho per, fare, per celebrare questi eventi con un'acconciatura. È quello di affidarsi a una persona che sappia capire e sappia uh, far uscire il meglio di, di una donna. Quindi non badare solo a quello che è un aspetto economico, ma guardare al giorno più importante e affidarsi e entrare in sinergia con le persone, ma anche con gli altri operatori, che siano i fotografi, i cameraman o i fioristi, tutti. Perché per esempio mi viene in mente la scelta del parroco per chi fa un matrimonio religioso, tanti vanno alla ricerca del parroco che li ha seguiti per una vita o che li ha seguiti da bambino con cui sono eh, rimasti legati. La stessa cosa è per il parrucchiere e il visaggista. Possiamo però, eh, visto che comunque all'interno dell'Istituto di Bellezza Orrico eh, passano giovani coppie, insomma soprattutto donne presumo, qual è l'età anagrafica di chi sceglie di convolare a giuste nozze? Insomma? Guardi, negli ultimi anni, negli ultimissimi anni, io vedo che si sta ritornando un po' a, a pensare al matrimonio in età un po' più giovane, mm, perché non so, anche in un tempo di crisi come questo vedo che il matrimonio è come un rimettersi in moto, è, è come un guardare al futuro in maniera positiva. Ecco, abbiamo ascoltato e visto Francesco Orrico, Istituto di bellezza Orrico Style di Cosenza. Salutiamo anche il papà Sante Orrico a Cosenza. Ehm, bene, noi siamo ancora in compagnia di Aldo De Angelis. Francesco Orrico diceva appunto: sia forse abbassata l'età anagrafica di chi convoglia a nozze, ma non è, diciamo, dappertutto così. Beh, sicuramente facendo una statistica, diciamo. E invece, nel nostro caso abbiamo notato un, un dato diverso da quello che il signor Enrico citava prima: eh, fondamentalmente, diciamo l'età eh, media si attesta intorno alle 32-33 unità, sì. diciamo, annualità. Chiamiamolo così. Certo, certo. Il percorso che abbiamo fatto sinora, Aldo, è stato appunto quello della conoscenza in questa trasmissione, abbiamo visto un po' tramite ecco, l'intervista a Paolo Massobrio, quanto può valere la conoscenza dei prodotti anche grazie a queste fiere internazionali. Poi ecco, siamo passati al fattore benessere. Abbiamo visto questo centro benessere legato ai prodotti agro agroalimentari come il vino o l'olio. e Il tutto ecco, proprio per far sì che parlando di matrimonio, anche si possa fare un percorso. Psicofisico che porta poi alla tavola e a vivere questi momenti eh, eh, sulle pietanze, eventualmente anche ribaltare un po' quello che è il proprio carattere diceva anche francesco orrico il proprio carattere su quelle che sono le scelte da fare voi ricordiamo e vediamo qualche immagine anche della vostra struttura come vi approcciate insomma ai vostri clienti ecco avete dei menu, dicevi prima ma avete anche ecco lo stiamo vedendo una struttura incantevole ecco anche questo diciamo sicuramente un'arma a vostro vantaggio. Sì, allora noi negli anni, come dicevo anche, citavo prima, ci siamo rinnovati continuamente, abbiamo fatto dei rinnovamenti sia strutturali eh, perché siamo partiti dall'85, quindi festeggeremo tra poco i 30 anni di attività sì. eh, nel corso degli anni abbiamo anche rinnovato quelli che sono i servizi quindi a partire naturalmente eh, dalla, mh, dal menu ad andare a finire a una serie di servizi di supporto quindi parliamo eh, anche, diciamo, parliamo anche che dico, del buffet di dolci ecco, che è, della pasticceria che avete anche perfetto. interno parliamo anche eh, di quelle che sono i tip la tipologia ecco, di servizio in sala quindi il servizio in sala Parliamo anche del tovagliato, quindi della scelta di, la possibilità di poter scegliere le varie colorazioni e quindi avere un tema, un colore dominante tematico. Parliamo ecco, anche di una serie di elementi che sono, come dire, esterni, ma che rappresentano in ogni caso un elemento per noi fondamentale. Certo, ad esempio, lo spettacolo musicale, ehm, ad esempio la possibilità di. I, dei, dei maxi schermi, quindi di proiettare comunque le immagini, i prematrimoni di tutto ciò che viene svolto prima diciamo, del matrimonio e quindi o fare anche delle sorprese agli sposi, la possibilità anche di utilizzare delle animatrici. Sia per i bimbi ma anche delle animatrici per quanto concerne eh, proprio lo spettacolo che viene svolto all'interno naturalmente della struttura. Ecco una domanda volevo farti, Aldo, eh, riguardo il menù e soprattutto facendo, facendo eh, riferimento al vino, quanto conta eh, in base alla vostra esperienza, ecco, anche la scelta del vino nel, nei matrimoni? Ecco, diciamo che il vino è un elemento, ehm, così come gli altri elementi che compongono naturalmente il menù, così come il matrimonio, il ricevimento in generale, che eh, è un elemento molto libero, nel senso che noi non diamo un vincolo agli sposi, ma eh, diamo delle linee, privilegiamo fondamentalmente e naturalmente i vini calabresi. Possibilmente anche Cosentini, ma certo. eh, ogni, così come giustamente ogni gusto, gusto è personale, ogni vino va abbinato al tipo di matrimonio, al tipo di menu. Naturalmente la scelta del colore, mi riferisco a vino bianco, rosso o rosato, dipende molte volte anche sia dalla stagionalità, eh, ma anche naturalmente dal tipo di menù che viene, che, viene, che viene scelto. Certo, stiamo vedendo ecco, alcune immagini della vostra sala. Ecco, questo a cosa si riferisce? Sempre a un banchetto di matrimonio immagino? Questo banchetti. sì, questa è un'uscita naturalmente in, in bella vista, eh, di, la presentazione del personale, quindi il picchetto d'onore che noi facciamo solitamente all'inizio del ricevimento nuziale dove naturalmente il personale al suo completo si presenta al cospetto degli sposi onorando naturalmente e ehm, apre ecco così ufficialmente il ricevimento. Questo invece rappresenta l'uscita eh, della portata di carne in cui come ben vedete eh, noi eh, facciamo un discorso in bella vista, un'uscita fiammata e gli sposi anche, possono anche fare qualche, qualche foto. Queste invece sono delle immagini che ritraggono delle decorazioni di pasta di pane che sono molto scenografiche e molto belle, che presentiamo anche ai buffet. Certo, per poi abbiamo visto anche dei, dei prodotti di pasticceria eh, che fate internamente, dicevamo, quindi dalla torta nuziale, anche eh, diciamo di cake design. Sì, noi eh, curiamo il discorso anche finale del buffet di dolce frutta avendo all'interno dei maestri pasticceri che lavorano esclusivamente per il ricevimento e eh, andiamo a creare oltre naturalmente ad una varietà abbastanza alta di dolci e cucchiaio che presentiamo, naturalmente anche un discorso di decorazione, nel senso che mettiamo ehm, sul buffet nell'allestimento una serie di vegetali, quindi di sculture che sono rappresentate per esempio dalle angurie, sì. per esempio dalle zucche, che vengono intagliate secondo l'arte thailandese. E, oltre naturalmente alla presenza della torta, parlavamo anche della sì. torta, oramai è esplosa la cake mania per cui anche lì noi andiamo a personalizzare sempre, sempre la torta, l'alzata, la forma, i colori in base alle esigenze degli sposi, in particolar modo della, certo, della sposa. Della che... sposa. Eh, ma la ricerca dei piatti sta cambiando in qualche modo o si cerca di un, diciamo, un menù diciamo, spesso omologato anche nelle vostre, Beh, nei vostri ricevimenti? Diciamo che noi puntiamo molto sulla qualità, che è l'elemento che deve contraddistinguere l'intero ricevimento. Detto questo, noi andiamo naturalmente a personalizzare, quindi il menù va fatto insieme agli sposi, gli sposi vengono da noi. E sono liberi di decidere quello ecco, che cogli. Una cosa eh, più diciamo inusuale che ti è capitata, magari di una richiesta mh, di, di qualche, di qualche coppia che ti ha fatto, dai, di, diciamo, riguardante delle pietanze da inserire nel vostro menu. Ti ricordi Beh, di qualcosa? L'anno scorso, ad esempio, un matrimonio erano degli emigrati dal Belgio, sì. persone che sono clienti nostri, perché noi poi fidelizziamo certo. no? eh, nel tempo. Diciamo, ecco, la tra l'altro, clienti, perché voi comunque. Comunque, avete questa sala che funziona anche da ristorante, insomma, in alcuni casi, o partiamo dai, dai banchetti. Facciamo delle, banchetti, delle banchettistiche che partono da un numero di 25-30 ah, ecco. persone a salire. Eh, beh, io ricordo questo ritornare sì. al discorso di, di un evento di un piccolo eh, come dire, aneddoto. Sì. Eh, mi ricordo molto bene che l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto delle cernie che erano 20 kg, eh, le abbiamo presentate anche in Bella Vista, e sono state fatte al sale, ad esempio. Per cui lì gli sposi hanno voluto espressamente questo tipo di impostazione. E poi mi ricordo effettivamente che ehm, delle cernie tra l'altro fresche, perché poi anche lì bisogna che chiama, ci sia la chiama. qualità. Certo, certo. Bene, il nostro tempo a disposizione è quasi eh, concluso. Il tempo di ricordarvi, eh, ripartendo, un, ripartendo un po' dal Vin Italy con cui abbiamo aperto questa puntata, eh, nasce la Casa dei Vini di Calabria il prossimo 7 aprile, proprio a Verona alle 11.45. avverrà la presentazione ufficiale all'interno del padiglione della regione Calabria, all'interno appunto della Fiera Vin Italy, questa conferenza stampa che speriamo di seguire inaugura appunto questo progetto, finalmente questa enoteca eh, regionale eh, parte eh, proprio dal Vinitali, quest'anno presenti ovviamente l'assessore eh, regionale agricoltura, eh, Michele Trematerra, eh, il presidente della Casa dei Vini di Calabria, eh, Gregorio Mungari e eh, poi il responsabile sviluppo, l'ingegnere eh, per quanto riguarda delle app di de un sito web legato all'enoteca, appunto Calabria.it Innocenzo. L'ingegnere Innocenzo Russo. Eh, bene, eh, è tutto per eh, questa sera. Vi abbiamo voluto dare un po' eh, delle nozioni per quanto concerne, insomma, degli spunti per quanto concerne l'allestimento eh, e l'organizzazione eventualmente del vostro matrimonio, partendo appunto da questo percorso extra sensoriale perché no che non badi soltanto alla tavola ma inizi da, dal benessere e dal, sicuramente dallo stato psicofisico ottimale grazie ad Aldo De Angelis Parco De Angelis a Mondalto Fugo grazie di essere stato qui con noi grazie. questa sera e grazie a te. vi diamo appuntamento a venerdì prossimo proprio agli esordio del, del Vinitali, insomma, la settimana l'ultima settimana prima del Vinitaly, vedremo ancora di parlare di questa fiera e di altro ancora, da Tommaso Caporale è tutto a venerdì prossimo, ciao!